Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Adesso eravamo rimasti con l'incontro di Brukido Haga, quindi iniziamo subito il duello. Allora, queste due sfide contro te e il nonno di Yugi, ho sbloccato delle carte, quindi ho aggiunto qualche carta in più nel deck. Adesso vediamo come sarà lo scontro. Il duello, iniziamo, ok. Come vedete subito ho vinto dal nonno di Yugi questa carta, Pinguino dell'Incubo. Ed è fortissimo questa carta qua. Allora, facciamo così. Questo non serve per adesso, via. Ok. Allora, proviamo. Mosso di attacco. Ok, va bene. Prima di attaccare. Da come so, Brukido, se riusciamo a uccidere tutti i mostri il prima possibile, riusciremo a vincere il duello, ma se aspetteremo ci bloccherà così il mostro tipo insetto. Cos'è questo allora? Il mostro come oggetto guadagna 300 attacco per ogni mostro controllato da tuo avversario. Se adesso sta per essere distrutto in battaglia, poi invece distruggi questa carta. Mettiamo questa difesa. Adesso ragazzi, le carte di Yu-Gi-Oh! Non è che mi ricordo così tanto, è da parecchio che non ci gioco. Cioè, quelle vecchie mi ricordo, però quelle nuove non mi ricordo assolutamente. Ecco qua, come l'ho detto. Allora, invece qua tutti mostrano. Allora, siamo rimasti qui. È mostro equipaggiato. Allora, qua c'è un mostro di 1800 di attacco. Mi ha fregato il mostro. Allora, vediamo se è un mostro abbastanza forte. Facciamo così. Voilà. Ok. Vediamo. Questo è interessante. Ok. Mettiamo mostra. L'unico mostro con 800 d'attacco più potente nelle mie mani è questo. Ok. Perfetto, mettiamo questa qua. Mettiamo questa in difesa. Ok.
Ok, secondo me il prossimo turno riuscirò a vincere. Ok. Allora, attacchiamo con questo, attiviamo anche la carta trappola. Via. Ma giusto giusto. E abbiamo vinto anche con Brookido. Vediamo le carte che ci ha dato. Macchina. L'attacco e difesa buona per adesso. Ok, ah questo. Questo cos'è? Questo qua, guarda. Questo va bene, perfetto. Sì. Bene ragazzi, contro contro Brookido l'abbiamo battuto, adesso dobbiamo affrontare su Bandit Kane. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un mi piace e condividete il video. Un saluto, ciao ragazzi.